In tempo di quarantena vedremo alcuni esercizi da fare senza l'ausilio di nessun attrezzo, semplicemente a corpo libero. In questo primo video vedremo alcuni esercizi per i muscoli dell'addome. Cominciamo con un evergreen che è il classico crunch. Manteniamo le gambe piegate, posizione supina, mani indietro, il capo. Le braccia più possibilmente parallele al pavimento, inspiriamo dal naso, solleviamo il tronco, buttiamo fuori l'aria dalla bocca soffiando e torniamo giù. Ripetiamo, prendo aria dal naso e butto fuori. Altra cosa importante è non flettere il capo, quindi cerchiamo di mantenere più possibilmente lo strumento lontano dal petto. Una variante può essere il crunch inverso, sempre in posizione supina, portiamo le gambe distese verso l'alto e eseguiamo una spinta, come se i nostri piedi dovessero toccare e raggiungere un qualcosa che è sopra essi. Quindi il movimento è questo. Possiamo mantenere le gambe unite o leggermente incrociate, cambia poco, spinta verso l'alto, portiamo leggermente le gambe davanti e ripetiamo, spinta verso l'alto e ripeto, quando vado a spingere verso l'alto butto fuori e riprendo aria. Una variante più difficile da fare è portando le gambe distese più vicino possibile al pavimento. Quindi facendo questo movimento spingo, porto giù e ripeto. Altra variante ancora in cui si enfatizza un pochino di più il lavoro dell'obliquo esterno. E questo tipo di esercizio porto il piede poggiato all'altezza del ginocchio, gamba così piegata, la posizione delle braccia come prima, con le braccia appunto più possibilmente parallele al pavimento e vado ad incrociare, quindi il gomito sinistro andrà verso il ginocchio destro, prendo aria sempre dal naso ed espiro. Stessa cosa, poi cambiando il lato, quindi gomito destro andrà in direzione ginocchio sinistro. Altra serie di esercizi importanti per la muscolatura dell'addome e per l'ilioopsis, muscolo fondamentale per il camminare e per il correre, sono questi qua. Posizione supina, braccia distese indietro, portiamo un ginocchio verso il nostro petto, posizione a raccolta e torno. Cambio gamba e ripeto, posso continuare a fare l'esercizio anche con la stessa gamba, quindi sempre con la destra per 5, 6 volte, 10 volte, poi fare lo stesso esercizio con la sinistra. Variante di questo esercizio può essere con lo slancio. Posizione di partenza con la prima, slancio della gamba, la mano va verso la punta del piede e torno. Anche qui posso alternare le gambe o fare prima tot ripetizioni con una gamba e poi tot ripetizioni con l'altra. Altra variante ancora, posso slanciare la gamba, mettere le mani sotto e scendere. Posso fare questo, posso fare anche questo. Uno, due, scendere e poi invertire, partire prima con la sinistra e poi con la destra o viceversa. Posso anche fare questo, incrociare, quindi piede sinistro, mano destra, mano sinistra, piede destro. Un altro grande classico è l'esercizio della bicicletta.
poggiamo i gomiti a terra, simuliamo il movimento di una bicicletta. Importante è distendere bene le gambe, se non distendiamo bene le gambe i muscoli addominali non lavoreranno a dovere. Variante della bicicletta può essere distensione delle gambe in avanti, questo esercizio è già però più avanzato, non è per tutti. Divani con le gambe e posso incrociare, piede destro sotto e sinistro sopra e poi cambio l'incrocio, destro sopra e sinistro sotto. Oppure, altra variante, sempre gambe distese in avanti e simulo il movimento come se dovessi ad esempio nuotare, ok? Quindi in maniera alternata una gamba va su e l'altra va giù. Sempre per lavorare i muscoli addominali possiamo fare esercizi che ci permettono comunque di far lavorare anche altri muscoli come i muscoli delle braccia. Ad esempio, mettendoci in posizione, appoggiando tutto il nostro corpo su un braccio, in questo caso il mio braccio sinistro, andrò a lavorare anche i muscoli soprattutto della spalla e i muscoli delle gambe, in particolar modo i muscoli che interessano la coscia. Per un livello, diciamo, medio, consiglio di mantenere le gambe così incrociate in modo tale che tutti e due i piedi poggiano a terra. Possiamo mantenere o la mano sul fianco o tenerla distesa e sollevarci in questa maniera, ok? Quando sollevo il tronco, porto il bacino su, butto fuori, riprendo aria dal naso e ritorno. Può essere questo, o può essere anche questo. Distensione completa e tornare. Distensione completa e tornare. Per un livello un pochino più difficile, la variante è poggiando solamente un piede. Quindi in questo caso il mio piede destro poggio sopra il piede sinistro. Torno su. Distensione completa. Distensione e torno. Oppure, un pochino più facile, con la mano distesa lungo il fianco, oppure con la mano che poggia. In questo caso, quindi, ripeto, stiamo lavorando anche i muscoli della coscia, della gamba, del nostro braccio, della spalla e anche i muscoli del nostro dorso, soprattutto muscolo multifido e gli erettori spinali. Con un po' di fantasia possiamo creare molti più esercizi per l'addome, ce ne sono tanti altri che si possono vedere. Per il momento questi possono comunque bastare per una seduta di allenamento alternandoli. E ricordatevi di iscrivervi al canale della società di atletica Tor Tre Teste per i prossimi video e aggiornamenti. Buona giornata da Davide Di Giacomo.